Ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio a colazione, in cui vi darò quattro meravigliose ricette di colazioni fit, light, carnita style, però con gusto, perché a noi piacciono le colazioni felici e colorate. Ragazzi, vi lascio subito al video, lasciate tanti pollici in su se vi piacciono i video delle mie ricette fit, così ne faccio tanti altri, tanti like, dai, e tanti commentini. E mi raccomando, se riproducete queste ricette, taggatemi su Instagram, il mio nickname è Carlita Dolce. Seguitemi! Andando alle ciance, vi lascio subito alla colazione numero 1. Ragazze, oggi voglio preparare una super colazione con il nuovo pane di Food Spring. Voi sapete che io avevo già provato il Protein Bread, questo qua, il preparato per il pane integrale, e l'ho sempre amato. Adesso è uscito quello vegan. Innanzitutto mi sono andata a vedere i valori, perché sapete che io ci tengo tantissimo, e devo dire che sono molto contenta perché hanno mantenuto i valori di grassi e carboidrati molto bassi e di proteine alte, ed è molto difficile per i prodotti vegan riuscire ad avere dei prodotti comunque bassi in carboidrati e grassi. Di solito alla fine, per farli vegano, mettono molti grassi e carboidrati e poi in poche proteine, invece questo no, quindi è molto bilanciato, quindi non vedo l'ora di provarlo. Quindi per le ragazze vegan andremo a fare una colazione salata, quindi col pane, ed è molto semplice da preparare. Vi ricordo che su tutti i prodotti Food Spring che io amo, perché sono naturali, sono biologici e sono ottimi per stare in forma, avete il mio codice sconto CARLITAYT, ve lo scrivo qua, con cui risparmiate il 15% su tutto il sito. Quindi ragazze, approfittate. E vi volevo far scoprire anche altre due novità che adesso vi farò sperimentare nel corso delle ricette. Questo qua è il nuovo shake al cioccolato. Ragazze, adoro, voi sapete che io amo questi shake, sono buonissimi, sono dei frullati da utilizzare tipo come spuntini, sono ricchi di proteine e poverissimi di carboidrati, quindi vi fanno stare in forma, vi saziano questo al cioccolato, quindi wow, adoro. Ho provato quello alla nocciola, al caffè, sono tutti buonissimi. E queste protein ball, adesso questo ve lo faccio vedere nel corso di una delle colazioni. Ragazze, sono una figata, guardate queste palline, voi ve le potete portare dietro tipo se fate un viaggio, se siete fuori, andate a scuola, a lavoro, e sono tipo degli snack, delle palline, ma sono sfiziosissime, sono praticamente delle palline snack proteici, ovviamente super sani, vedete, che contengono datteri, estratto proteico comunque di proteine, di noci, nocciole, quindi sono proteici e vi saziano tantissimo, quindi tipo metà mattina, metà pomeriggio. Ecco ragazze, siamo pronte per prepararlo. È molto semplice, basta aggiungere 230 grammi di questo, guardate, dentro c'ha tutti i semini, semini, farina di mandorle, sono ottimi questi prodotti, ma davvero, infatti il motivo per cui io li utilizzo è proprio questo, cioè perché sono proprio ottimi di qualità, quindi questo va messo tutto. Ok, 230 grammi, ci sono i semi di zucca, semi di lino. E qua nello shape questo qua di Food Spring, che è bellissimo, è giallo, ho misurato la quantità di acqua, che è sempre 230, quindi semplicissimo ragazze, basta aggiungere 230 grammi di acqua alla busta, quindi è mescolare. Vi dicevo, il motivo per cui io utilizzo questi preparati è perché molto spesso, ragazze, purtroppo il pane che vendono in commercio è ricco di grassi e carboidrati, cioè non è un pane bilanciato. Invece questo è sano e anche dietetico. E poi ho visto anche che sul sito Food Spring adesso c'è l'offerta di questo pane, perché se ne compri 5 pacchi hai un prezzo, 5 buste, ha un prezzo veramente scontatissimo, costa pochissimo, e ne hai una busta in regalo, quindi wow. Adesso lo lasciamo riposare, dentro c'è tutto, c'è anche il lievito, c'è tutto, quindi adesso lo lasciamo riposare. Comunque c'è spiegato anche qua come si prepara, e poi lo inforniamo. Unto la mia teglia, vedete? Il mio panetto molto carino, lo vado a mettere qua, lo schiaccio un pochino e lo vado a infornare.
Ciao panetto. Ragazzi, ho appena sfornato il mio pane. Non è troppo bello, è bellissimo. Adesso lo vado a tagliare, è ancora caldo e fumato. Ragazzi, è bellissimo e fa un profumo, vi giuro. Ragazzi, ecco la mia fantastica colazione salata. Sono felicissima perché vi giuro la cucina profumatissima, sembra una panetteria, ci sono semini che volano ovunque. Questo pane è buonissimo, soffice dentro e croccante fuori, quindi top. E io non sono bravissima a cuocere le cose, mi si brucia sempre tutto o viene troppo cotto, insomma, quindi è veramente semplice, insomma, l'operazione. Ho messo sopra il pane un po' di Philadelphia Light, una fettina di salmone e un po' di avocado, quindi semplicissimo e buonissimo. E qua ho fatto la mia acqua e limone, che io la amo, ragazze, non so voi, ma io bevo tantissima acqua e limone, cioè metto semplicemente acqua, ci premo mezzo limone dentro, ci metto anche una fetta di limone e un pezzettino di zenzero ed è buonissima. Acqua e limone fa tanto bene per purificare, detossificare, fa bene alla pelle, fa bene a tutto, quindi io la bevo tantissimo. E faccio colazione così. Ci sono le proteine del pane, vedete, non ho messo tantissimo salmone perché il pane già è molto proteico, quindi non ho bisogno di tantissime proteine. Questo è un pane ricco di proteine e basso di carboidrati, quindi ha veramente un valore biologico e un valore nutrizionale altissimo. Un pochino di grassi buoni dati dai semini del pane e dall'avocado, e quindi faccio colazione così e sono felicissima perché io amo le colazioni salate. Fatemi sapere voi nei commenti se preferite salato o dolce, soprattutto se vi piacciono questi video lasciate tanti like, così ve ne faccio tanti altri. Colazione numero 2! Ragazze, questa è la colazione proprio dei campioni, ovvero la colazione che io faccio quando proprio non ho tempo, non ho voglia e voglio una cosa che mi piace e mi soddisfa. Le biscottate con la crema proteica di Food Spring. Stavate dicendo qualcos'altro? In effetti, ragazze, somiglia alla Nutella, ma la cosa bella è che questa crema proteica, a parte che è proteica, quindi mangiando queste fette biscottate con questa crema ho anche la quota proteica, ma poi soprattutto non ha zuccheri. Ehi, cosa c'è? Cosa c'è? Sì, vuoi essere partecipe, non la puoi mangiare tu. È una crema che non ha zuccheri, se leggete gli ingredienti non ha zuccheri, quindi è dietetica ed è anche sana perché non ha oli di palma, quindi grassi idrogenati, è molto sana e dietetica e in più ha un sapore veramente buonissimo, quindi io ve la consiglio. Non sembra un prodotto fit dietetico, sembra proprio una crema al cioccolato ed è veramente veramente buona, quindi io ci sta, ogni tanto ci sta. E l'ho quasi finita, vedete, me ne manca pochissimo. Guardate ragazzi, è proprio la consistenza della Nutella, comunque è ottima. Bagno in questa che è una bevanda a base di avena, per cambiare un po' e alterno fra quello di cocco e quello di soia. Ho provato questa qua e non è male, l'ho comprata al Selex al Sole 365, è buono. E anche questo non ha zuccheri aggiunti, quindi wow, ed è bio. Adesso praticamente vado ad immergere le mie fette biscottate nel latte. Cosa c'è di più buono? Cioè veramente è buonissima questa colazione, sana, leggera e buona. Buon appetito! Ovviamente fatemi sapere nei commenti qual è la colazione che voi preferite fra queste che vi ho fatto vedere, la 1, la 2, la 3, la 4, la date nei commenti. Colazione numero 3! Ragazze, stiamo facendo la crema al cacao. Ragazzi, perché adesso mi apro una bella pasticceria. Bravo, perché stiamo facendo il amore, facendo il tiramisù fit. Adesso vi faccio vedere come lo faccio con le fette biscottate. Utilizzo questo yogurt nuovo Skyr, molto buono, che ho trovato al supermercato. Cos'altro ci mettiamo? La cremina al cacao. No, cremina al cacao fatta con acqua, truvia e cacao. E metteremo anche questo qua, che questo serve per fare il porridge. Però vi faccio vedere che potete anche preparare delle coppette con appunto questo qua. Viene una cremina buonissima e si può mangiare anche freddo, quindi ve lo straconsiglio. Metterò un po' di fette biscottate e un po' di questo. Questo qua è il preparato per porridge al cioccolato di Food Spring, che è buonissimo sia da fare caldo che freddo e anche per preparazioni appunto sfiziose. Vedete, ho messo le fette biscottate così grossolanamente in queste coppe,
fare una cosa diversa. Adesso ci vado a versare un po' di latte sopra, così potevo anche bagnarle dentro, però anche così fate più in fretta. Adesso, amore, mettiamo un po' di cremina al cacao. Wow. E poi andiamo a fare un altro strato yogurt e fette biscottate, e poi mettiamo questo. Wow. Se guardate com'è pieno anche di gocce di cioccolato questo porridge, è buonissimo, e Pupi che vorrebbe mangiare tutto. Bene. Sì, abbiamo aggiunto un po' di latte, adesso mescoliamo e diventa cremoso. Potete mangiarlo anche così, è veramente buonissimo, diventa una crema buona 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 al cioccolato. Guardate qui che meraviglia, le nostre coppe sono pronte, coppe di tiramisù ma speciale. Guardate qua come speciale, ci sono tutti i vari strati ed è buonissimo. Adesso va in frigo e lasciatelo tutta la notte in frigo, almeno qualche ora, così prende più sapore e si rapprende. E sopra, come avete visto, ho terminato con la cremina al cacao, ho messo dei pezzettini di cocco e delle scaglie di cioccolato proprio per farlo ancora più godurioso. Però vedete, comunque una ricetta sana che potete usarlo per colazione ma anche per un dessert particolare, ed è molto molto buono. Si è arrivato il momento tanto atteso, cioè stanotte non ho dormito. Madonna, ma guardate qua, ma guardate la meraviglia, cioè, di questa coppa, è troppo bella, vero Pupi? Pupi, la vorresti? Oh, affondiamo. Oh my gosh. Oh. Ah. Buonissimo. Sembra pan di Spagna. Cosa cavolo ho creato? Ragazzi, è favoloso, fatelo. Io voglio farvi vedere, cioè guardate dentro com'è, davvero sembra un tiramisù. Io mi sto consolando la mia vita. Addio. Colazione numero 4. E allora, per questa bellissima colazione sto preparando una cosa strabiliante, un super milkshake al cioccolato con latte di avena o acqua, quello che volete, oppure un altro latte vegetale. 30 grammi di shape shake, questo al cioccolato buonissimo, che come vi dicevo è ricco di proteine, poverissimo di grassi e carboidrati. Vado a prendere il ghiaccio. Ragazze, sapete quando fanno quelle foto super artistiche, goduriose? Il bello invece che a me veramente è colato giù e non è stata una cosa artistica, ma vabbè. Per fare una cosa più porcellosa ci metto un po' di barretta, che questa la amo, crunchy pennut, è buonissima, ce la metto sbriciolata sopra proprio per fare food porn. E devo dire che questa cosa l'ho copiata proprio dal sito Food Spring. Faccio vedere, proprio sul sito Food Spring ci sono un sacco di ricette carine, vedete, proprio nella sezione ricette, quindi non solo per un e-commerce ma anche un sito che ho consulto per ricette light fit, e ci sono tutte queste cose, ammetto che ho copiato da qui, insomma ci sono tante bellissime ricette, biscotti, andate a vedere, comunque buonissime. Questo è super food pan, ragazze, che meraviglia, non vedo l'ora di berlo. Unitevi di queste cannucce belle spesse per bere frullati, sono molto più goduriosi e buoni. Ed ecco la mia colazione di oggi, super goduriosa e buonissima. Allora, qua non ho fatto altro che mettere yogurt greco sotto, e sopra ho messo le fragole. Io adoro l'accostamento fragole yogurt greco, mi sembrano le fragole con la panna, adoro. E poi ho messo i miei mitici Weetabix, che io amo, sono delle zollette di cereali, eccole qua, buonissime, e sono a basso contenuto di zuccheri e grassi, le compro al supermercato, le trovo molto buone da alternare alle fette biscottate ad esempio, e sono buone sia così, magari in tinse nello yogurt, sia anche sbriciolate a pezzettoni tipo nel latte o sempre nello yogurt. E ho messo anche questi che ho scoperto di recente, farro soffiato, sono buonissimi ragazzi, non hanno zuccheri aggiunti, sono biologici, li ho comprati al supermercato, li amo tantissimo nel latte ma anche nello yogurt, e quindi ho preparato questo piatto in questo modo.
accompagnato dal mio super milkshake goduriosissimo. Grazie, ma che colazione! Tanti pollici in su per questa colazione, su! Quindi ragazze, spero che vi sia piaciuto questo video e queste fantastiche colazioni. Votate nei commenti la vostra colazione preferita. Quale avete preferito? La 1, la 2, la 3 o la 4? Votate, lasciate tanti like al video. Ricordo ragazze che sul sito Foodspring avete il mio codice sconto CarlitaYT. Utilizzatelo perché i prodotti sono ottimi. E al prossimo video. Ciao. Ciao.